Grazie Presidente. Il Senato rinnova oggi la propria vicinanza ai familiari delle vittime del terrorismo e delle stragi e nella solennità di quest'Aula conferma l'impegno a rimanere al loro fianco non solo per ricordare ma per chiedere ancora una volta giustizia, per accertare le tante verità taciute o da ricercare, per chiedere conto dei tanti intrighi internazionali e degli intrecci eversivi che hanno alimentato il terrorismo e le stragi. Certo, abbiamo il dovere della memoria. Ricordare è un modo per far tesoro del passato, ma anche la maniera migliore per predisporsi al futuro. Le ferite lasciano cicatrici talvolta profonde e le ferite subite dalla comunità nazionale negli anni del terrorismo e delle stragi furono tante. Morti, sangue, lutti che ancora oggi chiedono a noi tutti uno sforzo corale di coesione, di impegno civile affinché per quelle lunghe e dolorose vicende emerga tutta la verità. La sola in grado di onorare veramente la memoria e il sacrificio delle vittime. È capitato a molti di noi, credo, di assistere alla lettura o di scorrere la lunghissima lista dei nomi di tutte le vittime di terrorismo e di stragi. È un elenco doloroso e sconfinato, ma se per un attimo volessimo scegliere uno soltanto di quei nomi e fermarci a riflettere su quella singola storia, capiremmo meglio che quel nome era anche un volto, un'esistenza, che quel nome aveva una famiglia, degli affetti, dei progetti, delle aspettative e che all'improvviso tutto questo gli è stato portato via, spezzato dalla disumana follia omicida di qualcuno. Su questo qualcuno tornerò a dire più avanti, ma se riflettessimo su questo, dicevo, l'angoscia ci assalirebbe insieme alla consapevolezza che in 74 anni di storia della Repubblica si è consumato un vero, autentico olocausto civile. Elenco lungo e doloroso. Partendo da quel 12 dicembre del 1969 con la bomba di Piazza Fontana, che segnò l'inizio del periodo della cosiddetta strategia della tensione, passando poi per Peteano, per Gioia Tauro, per Piazza della Loggia a Brescia, per Ustica e poi l'Italicus, la strage alla stazione di Bologna, il piano di rinascita della loggia P2, il terrorismo della destra eversiva, quello delle Brigate Rosse, fino ad arrivare agli anni 90 e alle stragi di mafia in una terra come la Sicilia o in una città come Palermo, dove non si usciva più di casa, dove in poco più di un anno sono state ammazzate 500 persone, come in una guerra civile. Morti alla Pirandello, 250 ammazzati per strada e 250 spariti nel nulla divisi equamente, ha detto quel grande magistrato e cittadino che risponde al nome di Giuseppe Di Lello, che da qui saluto, giudice istruttore del Pul Caponnetto, sopravvissuto per puro caso al tritolo mafioso confezionato per Rocco Chinnici. E tutto questo mentre si dispiegava la geometrica potenza di fuoco dei corleonesi Rina e Provenzano, che vollero usare tutta la loro violenza bellica per incenerire le vite dei giudici Falcone e Borsellino, dei loro agenti di scorta, illudendosi di far saltare in aria con le bombe non soltanto quelle vite, ma anche quella stele di giustizia e legalità che due magistrati rappresentavano per scappalancare le porte al terrore e ai brindisi che dalle celle del Lucerdone benedivano tanto scempio. Da lì, da quel sangue versato, venne fuori una risposta straordinaria, a cominciare proprio dalla gente di Palermo, che volle urlare il proprio dolore e il proprio rifiuto riempiendo i balconi della città di lenzuola bianche. Ma anche questo non è bastato, perché poco dopo intere famiglie vittime di quel sacrificio subirono, oltre al danno, la beffa, vale a dire l'oltraggio delle mezze verità.
Grazie al lavoro di valenti investigatori e magistrati siamo riusciti ad arrestare mandanti ed esecutori materiali di quelle stragi, non tutte, ma ancora oggi mancano pezzi di verità, tesseri importanti per completare il mosaico di terrore che ci racconta ancora una volta di apparati deviati dello Stato e di servitori infedeli che prima e dopo quelle stragi hanno continuato a depistare, a occultare, a tramare. Per costoro persino i Reina e i Provenzano furono solo il braccio armato di un progetto anche politico, sottile e sofisticato, tanto che fu quasi un gioco per questi signori dell'ombra essere corresponsabile dell'uccisione di servitori dello Stato, di magistrati, poliziotti, carabinieri e di tutte quelle vittime innocenti che avevano come unica colpa quella di fare il proprio dovere di cittadini dediti al bene della nazione. Erano mossi dagli stessi sentimenti di cui molti anni prima era animato Aldo Moro. Ma anche in questo caso non solo la famiglia dello statista pugliese, ma tutti noi abbiamo pagato amaramente quei crimini perpetrati dalle Brigate Rosse che colpivano non solo politici e forze dell'ordine, ma anche dirigenti industriali, giornalisti, sindacalisti e operai. Molti in quegli anni adottarono lo slogan né con lo Stato né con le Brigate Rosse, e imparammo pure a sentire la fatidica frase «non si tratta con i terroristi», salvo poi scoprire che all'interno dell'unità di crisi che doveva salvare Aldo Moro, non quella del Viminale ma quella che si riuniva presso il Ministero della Marina, sedevano piduisti, uomini della CIA e alti ufficiali dei nostri servizi segreti deviati, tutti unanimemente concordi sul fatto che Aldo Moro doveva morire. Proprio come 55 giorni prima erano morti tutti i suoi uomini della scorta in un'azione terroristica sofisticatissima, da professionisti direi, dato che non potevano nemmeno rischiare di ferire il presidente della Democrazia Cristiana. Signor Presidente, era il 2014 quando l'allora Premier Matteo Renzi annunciava la pubblicazione e la desecretazione degli atti riservati e segreti di tutte le amministrazioni dello Stato sulle stragi compiute a partire dal 1969. E tutti speravamo in una svolta epocale che avrebbe potuto scrivere la parola fine alla guerra fredda, aprendo i cassetti e spalancando gli armati degli archivi per far entrare un po' di luce su quella parte di storia repubblicana che per anni si è abilmente mossa dietro le stragi, i depistaggi, i complotti e le coperture internazionali. Quella direttiva, ahimè, di luce vera e profonda non ne ha portato nemmeno una lama, e tutto il Paese, tutti noi e soprattutto le famiglie delle vittime di quella catena di sangue e di orrori attendiamo ancora di conoscere quelle famose verità. Il Paese e oggi questo Governo verso queste famiglie ha un pesante debito di verità che non può più attendere e che deve essere onorato anche superando con un atto di coraggio istituzionale tutte quelle pressioni, ingerenze o minacce che potrebbero giungere da altre amministrazioni nazionali o estere che hanno l'interesse a che la verità rimanga sepolta insieme alle loro vittime. Noi ci auguriamo che questo avvenga il prima possibile. Ci auguriamo, e voglio rivolgermi al Presidente Conte, che il suo governo metta in campo la più straordinaria operazione di discovery che la storia europea, non solo italiana, ricordi. Ci auguriamo davvero, Presidente Conte, che in questo mondo che ci si aspetta,
che nel mondo che ci si aspetta dopo questa pandemia del Covid-19, dove ogni giorno si ripete che niente dovrà essere come prima, si riesca finalmente ad aprire, come direbbe il compianto Franco Giusto Lisi, ad aprire gli armadi di tutte le vergogne per poterci guardare dentro e fare pulizia degli scheletri, sempre con la speranza che qualcuno prima di noi non abbia già fatto il cambio di stagione facendo sparire definitivamente dai famosi cassetti le tracce di tutte le trame stragiste e dei relativi responsabili, che per troppo tempo hanno sfigurato imponemente l'integrità democratica della nostra Repubblica, a cominciare da quella falange armata annidata nella settima divisione del SISMI, che insieme ai loro colleghi specializzati nell'uso dell'esplosivo e nella guerra non convenzionale, sono, anche secondo l'ambasciatore Fulci, al tempo capo del CESIS, responsabili della strategia delle bombe e degli attentati che nell'estate del 1993 fecero gridare al colpo di Stato l'allora capo di governo e futuro Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio.